Eccoci giunti all'inizio di un altro numero di Cristiani Oggi, programma che si propone di presentare nella sua semplicità, ma anche nella sua potenza, il messaggio del Vangelo, il messaggio della Sacra Bibbia. Vi invitiamo a trascorrere mezz'ora con noi. Non siamo qui a fare pubblicità, non vendiamo niente, non vendiamo neanche religione o convinzioni religiose. Partecipiamo, condividiamo con voi quello che abbiamo ricevuto, abbiamo constatato, toccato con mano che l'Evangelo, il messaggio del Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, come è scritto proprio qui nel Vangelo, e quindi non possiamo fare altro che parlarne, perché crediamo che sia l'unica soluzione per tutti i mali della nostra società e di tutte le singole persone che compongono la società. Il Vangelo è la soluzione anche per te, caro amico, gentile amica. In questo programma verrà presentato Gesù, diciamo, in uno dei tantissimi modi in cui lui ci viene presentato nella Scrittura. Gesù come avvocato, come mediatore. Più avanti ascolteremo una meditazione da parte del pastore Elio Varricchione dalla redazione della Lombardia, e ci verrà proprio presentato questo. E in fondo tutti noi abbiamo bisogno di qualcuno che prenda le nostre parti, le nostre difese. Il patriarca Giobbe nell'antichità, in quello che è considerato il libro più antico della Sacra Bibbia, diceva: non c'è fra noi un arbitro che posi la mano su tutti e due. Sentiva il bisogno di qualcuno che si interponesse tra lui e Dio, perché, diciamo, nella visione, nella sua visione, gli sembrava che Dio gli fosse ostile, che Dio gli fosse nemico per tutte quelle cose che notoriamente accaddero a Giobbe, e misero alla prova la sua pazienza, un uomo che amava Dio con tutto il cuore. Ecco, sentiva questo bisogno. Bene, nel Nuovo Testamento c'è la risposta. Gesù che è il nostro difensore, il nostro avvocato, Gesù che è venuto per salvarci, che è venuto per prendersi cura di noi, che poi quando è asceso al cielo ha mandato il Consolatore, il Paracleto, l'Avvocato, appunto lo Spirito Santo, per rimanere sempre con noi. Ascoltate quanto verrà detto. Abbiamo subito un'intervista di Eliseo Fragnito da Corsico. Eliseo presenta Antonio, sentiamo la sua storia, e poi ci sarà un bellino da parte di Nico Battaglia, spesso qui con noi, intitolato Senza te. Ecco, la linea a Corsico, a Eliseo Fragnito. Prego. Eccoci a voi da Corsico, provincia di Milano. Sono con Antonio Lanza, che ci racconterà la sua storia. Antonio di origini siciliane, precisamente di Termini Imerese, provincia di Palermo, ma si può dire che è cresciuto qui a Corsico, quindi un lombardo di adozione. Senti, vogliamo conoscere un po' la tua storia. Parlaci un po' degli anni della giovinezza, quando hai cominciato a frequentare delle amicizie poco raccomandabili. Sì, allora, devo premettere che io sono nato in una famiglia cristiana, dove mia nonna e mia madre appunto avevano accettato Cristo, e per cui io ho avuto degli insegnamenti che sono stati, diciamo, molto importanti per me. Però nella mia giovinezza, all'età di 15-16 anni, abitando in un quartiere abbastanza difficoltoso, ho dovuto, come dire, un attimino riguardarmi, e ho così incominciato a frequentare delle amicizie che mi hanno portato a stravolgere la mia vita. Anche ero una persona rispettosa, educata, amorevole, cominciai a diventare una persona egoista, cattiva, orgogliosa, perché questo atteggiamento mi portava a poter vivere una vita decente in un quartiere che c'era molta delinquenza, per cui dovevo in qualche modo difendermi, cercare di farmi rispettare per poter vivere in un quartiere che era molto, molto difficile da vivere. Per cui ho cominciato a frequentare delle amicizie che mi hanno portato ad avere una vita un po' disordinata,
ovviamente quello che poteva essere le droghe, quello che poteva essere i piccoli furti. Ho conosciuto persone importanti che in qualche modo volevano usarsi di me. Questa cosa qui stava prendendo posto nella mia vita e molto probabilmente avrei potuto diventare una persona di un certo livello, però. Ma tu parli sempre nell'ambito della delinquenza? Sì, proprio nella delinquenza, perché ormai mi ero addentrato in questa cosa, era difficile uscirne fuori perché avevo conosciuto dei personaggi appunto che mi avevano preso con sé e volevano in qualche modo farmi lavorare in questo campo. E questa cosa, mia madre e mia nonna in particolare, la vedevano in me. Perché da che ero un bravo ragazzo, che alla fine sono diventato una persona orgogliosa, cattiva, non avevo più rispetto, come ho già detto, delle cose che mi erano state insegnate dai miei genitori. E non solo, non avevi più rispetto neppure delle persone, degli altri. Certo, perché ero diventato sicuro di me stesso, contavo esclusivamente sulle mie forze, su quello che ero, su quello che potevo fare. Ero sicuro di me stesso, non avevo paura di nessuno e di niente perché mi sentivo forte in questo e in questo mi stavo veramente realizzando, diciamo, sotto questo aspetto. Ecco, è accaduto qualcosa che poi ha messo in crisi tutto questo castello, questo sistema che ti eri dato? Sì, devo dire anche una cosa che comunque da parte di mia madre e di mia nonna. Ho sempre avuto delle preghiere, ho sempre ricevuto da parte loro degli insegnamenti che sono sicuro che questi hanno fatto tanto nella mia vita, perché è successo, diciamo che il cambiamento della mia vita, così repentina, è dovuto al fatto che ho incontrato una ragazza molto solare, una ragazza. Quello che mi ha colpito di lei era il fatto che sorrideva sempre, era sempre allegra, cosa che io non ero mai perché. E chi conduce una vita come potrebbe essere quella della delinquenza, deve essere un uomo duro, deve far vedere che è una persona comunque che non ha paura di niente. Vedendo lei, conoscendo questa ragazza, vedevo in lei qualcosa di diverso, qualcosa che mi volevo anch'io ricevere. Dicevo, ma questa qui è sempre allegra, sempre che scherza. Mi piaceva molto questo suo carattere. E questa fu, diciamo, la scintilla che scattò in me, questa cosa di riuscire ad avere un rapporto diverso da quello che era il mio egoismo, magari il mio modo di vedere le cose in un modo diverso. E così mi innamorai di questa ragazza. Fu veramente la prima volta che mi succedeva perché. Avevo avuto tante altre compagnie femminili, però non c'era in me questo atteggiamento di riguardo verso di lei. La rispettavo perché vedevo che era una ragazza sincera, pura, umile e questo mi ha veramente colpito e non potevo fare a meno di pensare a lei. Così non l'ho mai fatto. Cominciai a pensare di farla conoscere ai miei genitori. E questa cosa qua, cominciai con mio padre, lo incontrai per la strada, appunto andai da lui e dissi: papà, guarda, ti presento la mia ragazza. Mio padre, premetto che era abituato a vedermi con ragazze molto appariscenti. Mia moglie e la mia ragazza, a quel tempo era mia ragazza e oggi è mia moglie, era piccolina, non era molto, diciamo, appariscente. Per cui la prima cosa che mi disse fu: tu con questa ragazza qua non ci devi avere niente a che fare, per te non va bene. Questo mi fece molto male e incominciai allora a pensare come fare per farla entrare in casa. E così mia madre e mia nonna frequentavano una chiesa evangelica, e allora incominciai a pensare, ma se la faccio conoscere a mia madre, conosce realmente chi è questa ragazza, magari l'apprezza e con questa possibilità magari riesco a farla entrare in casa. E così. Una domenica, cosa che io non avevo mai fatto, andai in chiesa appunto con questa ragazza e la feci conoscere a mia madre. E quando entrammo in quella chiesa io mi sentivo veramente un pesce fuor d'acqua, non mi trovavo per niente, ero abituato a ben altre cose, per cui andare in chiesa e vedere queste persone che tutte sorridenti, tutte raggianti,
tutte che esprimevano proprio quell'amore che io realmente non conoscevo, perché fino a quel tempo non avevo conosciuto questo amore. Questa cosa qui mi faceva stare male, perché io non avevo questo sentimento nel mio cuore. E così lei andava in chiesa per 2 o 3 settimane. Vi devo dire che ho fatto veramente un grosso sforzo. E in quelle 2 o 3 settimane che siamo andati, vedevo appunto lei come riceveva questi insegnamenti, quest'amore. Riceveva veramente un qualcosa che io non riuscivo a recepire. E così siamo arrivati al punto che mia madre l'ha potuta conoscere, visto che è una brava ragazza, e lei era contenta appunto che io avessi fatto questo incontro. E così poi, quando sono arrivato al mio scopo, ho incominciato a dire appunto alla mia ragazza, dico: ok, adesso mia madre ti conosce, adesso riprendiamo la nostra vita, facciamo quello che abbiamo sempre fatto, divertiamoci, andiamo in discoteca, condividiamo le amicizie che abbiamo nel mondo. E lei era un po' restiva a questo, perché il Signore l'aveva toccato, l'aveva toccato in un modo molto profondo. E questa cosa qua mi colpiva tanto, perché io non riuscivo a sentire questo amore. E così una sera, mi ricordo, dopo tante litigate che abbiamo potuto fare, gli dissi: senti, io sono arrivato al punto che devo dirti questa cosa, devi prendere una decisione. E dissi: devi scegliere tra me e il Signore. E quella risposta mi fece veramente riflettere, perché lei mi disse: Antonio, tu sai che ti amo, ma io non posso fare a meno del Signore. E devo dire che questa cosa qui mi colpì tantissimo. Infatti, quando mi disse così, ho detto: va bene, ok, l'accompagnai a casa, me ne andai a casa mia, mi misi sul letto. Perché incominciai a pensare, a dire: ma perché questa ragazza sente queste cose, sente la presenza di Dio e io non riesco a sentirla? Era una cosa che mi dava veramente dolore. Io ero troppo orgoglioso, troppo sicuro di me per poter ricevere, questo l'ho capito dopo, per poter ricevere da parte del Signore la sua presenza. Così, quella sera stessa, cosa che non avevo mai fatto, mi misi in ginocchio, proprio mi misi in ginocchio davanti al letto e incominciai a pregare il Signore, così, senza sapere neanche quello che dicevo, però sono sicuro che il Signore stava ascoltando il mio cuore, perché gli dissi proprio queste parole: Signore, se tu veramente esisti, fa che io questa sera possa riconoscerti nella mia vita. E così, ancora adesso mi emoziona, dopo 35 anni, perché è stato troppo forte, un'emozione che ancora oggi ricordo. E allora dissi queste parole semplici, non dissi nient'altro: voglio sentire anch'io questa presenza che ha sentito questa ragazza. E così, mentre pregavo, il Signore mi diede una pace, una serenità nel mio cuore, che quella era la risposta che volevo, no? che volevo ricevere. E così capii che c'era veramente qualcosa che poteva cambiare la mia vita. Dalla persona insensibile che ero, divenni una persona timorosa, rispettosa delle persone. Una cosa che tanto desideravo era poter eliminare il mio orgoglio, che mi teneva così attaccato a tutto quello che era il vecchio passato. E quello che ancora oggi ringrazio a Dio è che ha cambiato proprio il mio cuore, ha fatto sì che io quest'amore lo potessi mostrare ad altri che ancora non conoscono realmente il Signore. Ed è una cosa meravigliosa poter fare l'esperienza di conoscere Dio, perché quando conosciamo Dio abbiamo la possibilità di realizzare tutte quelle promesse che sono scritte nella sua parola. E io devo veramente ringraziare il Signore per tutto quello che ha potuto darmi fino ad oggi, per quello che ancora mi darà. Ti ringrazio, Antonio, molto bella la tua storia, e voglio ringraziare anche voi, cari amici. Vi chiedo di riflettere su quanto avete ascoltato, perché quello che Dio ha fatto nella vita di Antonio lo vuol fare anche nella vostra. Dio vi benedica.
io senza te cosa sarei? Tu sei la mia bellezza, la tua vita in me. Io senza te dove sarei? Senza te, Nico Battaglia. Grazie, Nico. Ecco, cari amici, sto per dare l'indirizzo per quanti desiderano scriverci. Abbiamo la gioia di proporre una edizione del Nuovo Testamento cosiddetta interattiva, dedicata soprattutto ai giovani. C'è la possibilità di inquadrare, diciamo, il codice che permette poi di raggiungere dei siti cristiani, avere altri contributi. Se ci scriverete ve lo invieremo gratuitamente all'indirizzo che tra poco darò. C'è giunta una bella lettera tempo fa da parte di due detenute della casa circondariale di Agrigento, dicono anche il loro nome che naturalmente non riporto. Dice: siamo nella stessa stanza e ogni venerdì ascoltiamo il vostro programma, lo seguiamo molto volentieri, ci piace, ci trasmette tanta serenità. Hanno chiesto la parola del Signore, abbiamo risposto naturalmente a loro come a tutti coloro che ci scrivono. Ci fa tanto piacere ricevere queste lettere. Scriveteci anche voi. Scrivi a Cristiani Oggi, via Prenestina 639, 00155 Roma. Puoi inviare un'email a cristianioggitv@assembleedidio.org. Ed ora diamo spazio alla parola del Signore, al pastore Elio Varricchione. Prego. Qualche volta vi sarà capitato di avere bisogno di un avvocato. Succede qualcosa, non è mai successo prima di averne avuto bisogno, ti rivolgi a qualcuno che ha fatto una certa esperienza e ti propone il suo avvocato. Io quest'oggi vorrei presentarvi il mio di avvocato. Partendo da una parola che l'Apostolo Giovanni cita in una delle sue lettere, nella quale dice: figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre. Questo avvocato è un avvocato che ha uno studio molto in alto, però è accessibile a chiunque. È riconosciuto, conosciuto, amato, stimato, anche temuto dagli avvocati della controparte, che tremano all'idea di dover competere con lui. È un uomo che, ascoltandolo, di sentire proprio come parla, la gente pende dalle sue labbra, perché ha un modo di parlare che lascia il segno, perché quello che dice ha un valore che supera gli aspetti contingenti per i quali tu lo stai chiamando alla tua causa. Ed è uno che è un vincente, non ha mai perso una causa. Anzi, di lui è scritto che ha sconfitto l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava materialmente, personalmente. Ovvero, se tu ti riferisci, ti avvali del mio avvocato, stai tranquillo, lui non ha mai perso una causa, anche la tua la vincerà. E davanti a questo tipo di introduzione forse tu stai pensando che questo avvocato deve essere molto caro, deve essere molto costoso andare da lui. In realtà è uno che fa il suo mestiere con passione, è disposto non solo a seguire il tuo bisogno, ma addirittura a pagare per te, e lo ha fatto più volte. E una volta in particolare nella storia, anticipatamente, ha pagato per tutti quanti. È un avvocato che davvero io ti raccomanderei. E questo è il messaggio per oggi. L'Apostolo Giovanni chiede ai suoi confratelli, paternamente li chiama figlioli miei, e dice: se avete creduto in Gesù, se avete scoperto la grazia di Dio, non continuate a peccare. Fate una scelta di non andare contro la volontà di Dio.
Scegliete una volta per tutte di appartenergli, di fare la sua volontà. Ma, qualora, pur essendo tu un credente, un cristiano, tu avessi mancato davanti a lui, avessi peccato, come dice la Bibbia, questo termine che significa sbagliare il bersaglio rispetto a quello che lui insegna, hai fatto una cosa opposta, e quindi ti trovi nel bisogno di essere difeso. Ecco che lui è l'avvocato che fa per noi, perché la parola di Dio dice, per tramite della bocca di Gesù, che nel nome di Gesù si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti. Ovvero c'è bisogno di questo messaggio dell'Evangelo che presenta la verità di Gesù da ascoltare, da mettere in pratica, ma ci presenta anche il fatto che se noi cadiamo, quando noi pecchiamo, noi possiamo avere un avvocato presso il Padre e il suo nome è Gesù Cristo il Giusto. E questa realtà, che fa parte non solo di un insegnamento della Bibbia, ma fa parte anche dell'esperienza personale di chi si trova in questo momento a parlare ad altri di questo avvocato, ci fa ricordare anche un particolare in più, ovvero quando ci troviamo ad essere difesi da lui nei riguardi del Padre. E Dio che sa distinguere il vero ravvedimento, il vero pentimento di quello che abbiamo fatto, per il quale c'è bisogno davvero di un perdono, non di un condono. Oggi siamo più abituati a sentir parlare di questo. No, veramente il perdono di Dio, che è un dono, come dice proprio il termine, è un dono che noi non meritiamo, ma che possiamo ricevere perché Gesù ha pagato per noi alla croce, ha sacrificato se stesso, ha preso il nostro posto. Ed ecco che colui che è in grado di distinguere quasi una messa in scena di un ravvedimento, di un pentimento, da uno reale, o un pentimento per dei secondi fini rispetto a uno vero, ecco che arriva a distinguere questo, e Dio, quando vede la sincerità del cuore, della nostra richiesta di perdono, interviene e perdona. Vuol dire che mette a posto la nostra relazione con Lui, che era stata interrotta, la rimette a posto nuovamente. E quando Dio perdona, non mette da parte quello che noi abbiamo fatto, lo accantona per essere pronto in qualche circostanza a ripresentare il conto da pagare e magari con gli interessi. Ma quando Dio perdona davvero. E abbiamo bisogno di ragionare su questa realtà, di questo perdono senza un secondo fine da parte di Dio, che ci riaccetta come figli suoi, che possono avere sbagliato, ma sono tornati a Lui. E quando noi veniamo perdonati da Dio, non commettiamo un errore molto diffuso, che è quello di non riconoscere, di non accettare questo perdono, di credere che quello che abbiamo fatto, compiuto, sia così grande da non poter essere mai perdonato. Al contrario, andiamo a Lui con una certa umiltà per poter accettare il dono del perdono, perché se Dio ci perdona, chi siamo noi per tornare a rimuginare su noi stessi e a ridare a noi delle colpe? Certamente fanno parte della nostra storia, quelle non si potranno cancellare, faranno parte del nostro ricordo, della nostra memoria, di qualcosa che dovremmo avere bene in mente per non ricaderci un'altra volta. Ma quando Dio perdona davvero. E a quel punto, così perdonati, noi possiamo riprendere il cammino esattamente insieme al nostro avvocato, che sarà pronto a difenderci in ogni circostanza. Non approfittiamone, non andiamo contro una legge di Dio, che è quella che ha citato l'Apostolo Giovanni all'inizio, ovvero non peccate. Il nostro impegno deve essere fermamente questo. Non ci deve essere una speculazione su un Dio che è così buono che alla fine perdonerà tutti e manderà tutti quanti in paradiso. Questo non è scritto nella Bibbia. Questa è una esagerazione degli ultimi anni in particolare, insegnata pubblicamente, ma la realtà è un'altra. Per cui non approfittiamo di questa disponibilità di Dio, ma quando ne abbiamo davvero bisogno, ecco che possiamo andare dal nostro avvocato, Cristo Gesù il Giusto. E Lui, con Lui, noi vivremo una vita nuova, liberata dal peso, per poter vivere serenamente con Cristo Gesù, il Signore. Sì, vivere serenamente con Cristo Gesù, il Signore. Questo è
sicuramente il bisogno di ogni persona e questo è il piano di Dio. Vogliamo pregare qualche momento. Padre nostro celeste, grazie che ci hai provveduto in Gesù il tuo figliuolo, un vero avvocato, un vero difensore. Grazie perché lui è venuto su questa terra per prendere le nostre difese e per liberarci dalle accuse del nemico. Ti ringraziamo, ti preghiamo per i nostri amici che hanno seguito questo programma, di benedirli e continuare a operare nella loro vita, nel nome di Gesù. Amen. Vi ringraziamo, cari amici, di essere stati con noi anche oggi. Come ho detto prima, vogliamo offrirvi questa simpatica edizione del Nuovo Testamento, una edizione cosiddetta interattiva, che permette di raggiungere tanti altri contributi interessanti, basati sempre sulla parola del Signore. Grazie di essere stati con noi. A presto. Dio vi benedica. Il messaggio di questo programma riguarda personalmente anche te. Cosa farai davanti all'invito di Gesù Cristo il Salvatore? Vorremmo aiutarti a conoscere la persona di Cristo e inviarti gratuitamente una copia del Vangelo. Scrivi a Cristiani Oggi, via Prenestina 639, 00 155 Roma. Puoi inviare un'email a cristianioggitv@assembleedidio.org. Dio ti benedica e a presto.